procede alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco ai sensi dell'articolo 72,9 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000 numero 267. In Cava dei Tirreni, presso la sala consiliare della Casa Comunale, il presidente dell'ufficio elettorale centrale, dottor Antonio Tarallo, ha tenuto presente il disposto del citato articolo 72,9, in base al quale, dopo il secondo turno, è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, accetta che il signor Vincenzo Servani ha riportato fra due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio il maggior numero di voti validi, e cioè numero 13.859 voti validi. Quindi il presidente, alle ore 15:35 del giorno 19 giugno del 2015, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Cava dei Tirreni il signor Vincenzo Servani. Salve, sindaco Enzo Servalli, è appena detto il magistrato il provvedimento, lei molto brevemente ha voluto ringraziare prima tutta la macchina comunale, il sindaco Marco Galdi, per l'operato svolto, a cui si rivolgerà eventualmente per avere necessità. Ecco, la sento emozionata, abbiamo sentito emozionata. Molto, sono molto emozionato, forse questo è stato il momento nel quale veramente ho vissuto l'emozione, non la sera del risultato elettorale, non nei giorni successivi, ma questo momento devo dire che mi ha toccato. Ecco, adesso in questo istante, da questo istante in poi lei sentirà il peso delle responsabilità che le incombono, questo è evidente, ma è chiaro che intorno a lei le avrà una rosa di professionisti, di persone che amano questa città e per che risorga questa città. Assolutamente sì, a partire dai dipendenti comunali, a partire dal comando di polizia locale, le partecipate, ma soprattutto tutti i cittadini. Io chiedo aiuto a tutta la città di Cava dei Tirreni. Non saranno, diciamo così, soprattutto i primi tempi facili, ma abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo cominciare a fare. E quindi veramente chiedo ai cittadini di difenderla questa esperienza che stiamo mettendo in campo, perché è un'esperienza che nasce con grande passione e con grande amore per Cava dei Tirreni. Il consenso elettorale è stato eccezionale, lei sarà il sindaco di tutti? Assolutamente sì, la campagna elettorale è finita, tutto è finito, si lavora per Cava, per le future generazioni, per le generazioni presenti, e questa nostra città è molto bella e va tutelata. Sindaco, un messaggio a quanti l'ascoltano, il suo ufficio sarà sempre aperto, o chi, la segreteria, insomma nel bisogno hanno dove poter bussare. Assolutamente sì, e soprattutto io sarò spesso e volentieri per strada, come ho sempre fatto in tutta la mia vita. Certo, c'è il lavoro da fare qui in ufficio, le delibere, i problemi, le questioni, ma la mia forza è stata e sono i cittadini cavesi, e non perderò mai il contatto con loro, e quindi non ci sarà neppure bisogno di venire al comune. Mi incontreranno per strada e mi diranno le cose che mi vogliono dire.